Ciao, sono il dottor Max, ti presento la sezione Notizie sulla Salute. Notizia di oggi. Campagna di vaccinazione anti-Covid-19 2023-2024. In contemporanea con la campagna anti-influenzale per la stagione 2023-24, il Servizio Sanitario Nazionale ha avviato una campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid-19 con l'utilizzo di nuovi vaccini adattati a Omicron XBB1.5. Obiettivo della campagna di vaccinazione è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19. Sono disponibili il vaccino mRNA Comirnaty Omicron XBB1.5 e il vaccino proteico adiuvato Nuvaxovid XBB1.5. La circolare ministeriale 27 settembre 2023 e la circolare 4 dicembre 2023, che fanno seguito alla circolare 14 agosto 2023, forniscono indicazioni e raccomandazioni per la somministrazione del vaccino aggiornato, da utilizzare sia per il richiamo sia per la prima dose. Indicazioni e raccomandazioni. Una dose di richiamo del vaccino adattato è offerta attivamente alle categorie a maggior rischio. Persone di età pari o superiore a 60 anni, ospiti delle strutture per lungodegenti, donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo postpartum, comprese le donne in allattamento, operatori sanitari e sociosanitari addetti all'assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza. Studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione. Persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di Covid-19 grave. La vaccinazione è consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. A richiesta, la vaccinazione è disponibile anche a coloro che non rientrano nelle categorie a rischio. Il richiamo, di norma, ha una valenza di 12 mesi. La dose di richiamo è raccomandata a distanza di 6 mesi dall'ultima dose di vaccino anti-Covid-19 ricevuta o dall'ultima infezione, data del test diagnostico positivo, a prescindere dal numero di dosi ricevute o di diagnosi di infezione. Una singola dose di vaccino adattato è indicata anche per coloro che non sono mai stati vaccinati, ciclo primario. Comirnaty Omicron XBB1.5, approvato dall'Agenzia Italiana del Farmaco con determina 20 settembre 2023, è disponibile nelle seguenti formulazioni, specifiche per età: 30 microgrammi barra dose, a partire dai 12 anni di età, 10 microgrammi barra, bambini di età tra i 5 e gli 11 anni compresi, 3 microgrammi barra dose, bambini di età 6 mesi e i 4 anni compresi. Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-Covid-19 o senza storia di infezione pregressa da SARS-CoV-2, invece, si somministrano 3 dosi di Comirnaty XBB1.5 da 3 microgrammi barra dose, di cui la seconda a 3 settimane dalla prima e la terza a 8 settimane dalla seconda. Nuvaxovid XBB1.5, approvato dall'Agenzia Italiana del Farmaco con determina 14 novembre 2023, è disponibile in un'unica formulazione da 5 microgrammi barra dose, a partire dai 12 anni di età. È possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini adattati con altri vaccini, con particolare riferimento al vaccino anti-influenzale, fatte salve eventuali specifiche indicazioni d'uso o valutazioni cliniche. Il Ministero raccomanda di segnalare tempestivamente qualsiasi sospetta reazione avversa al sistema di farmacovigilanza dell'AIFA. Le sospette reazioni avverse ai farmaci, compresi i vaccini, possono essere segnalate sia dagli operatori sanitari sia da ogni cittadino sul sito dell'AIFA. Campagna di comunicazione vaccinazioni Covid e influenza. Banca dati farmaci AIFA. Data ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2023. Fonte: Ministero della Salute, salutego.it. Grazie per avermi seguito, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere le prossime notizie in tempo.